Buongiorno e buon sabato 11 gennaio. Sabato 11 gennaio, ho già indossato il maglione, fuori è ancora buio. Parto per Bergamo, dove ci sarà il Ryanair che mi accompagna a Cagliari, io e mio figlio, per vedere i ragazzi oggi alle ore 15, arbitro signora Bisso. Milan che ieri ha acquistato Kjær, un giocatore che serve al Milan per supplire alla partenza di Caldara. E dunque un giocatore che mi lascia totalmente freddo sul fatto che abbia preso Chiero a un altro giocatore. È un giocatore che speriamo possa essere utile alla causa se verrà chiamato a disposizione, ha chiamato per aiutare la squadra di Pioli. Però tornando a ieri, c'è una cosa che mi ha intristito in questo momento sempre particolare della società. Quest'altro intervento di Yongon Lee, il vecchio presidente. I soldi erano miei, ha detto. Gazzidis, sono offeso, irritato perché Gazzidis è un fake news, ha detto, quando ha detto che senza l'intervento di Elliott il Milan sarebbe fallito e sarebbe andato in Serie B o C o D. No, Elliott, Gazzidis pag viene pagato con i soldi miei, frasi misteriose, poco chiare. In questo momento di difficoltà del Milan mi sembra di leggere una pagina dei Promessi Sposi, quando i polli di Renzo andavano al mercato e si beccavano uno all'altro, destinati a essere venduti e poi chissà che cosa al mercato. E invece di andare preoccupati, si beccavano uno all'altro, i polli di Renzo. Anche che ancora ci sia questa onda lunga, misterioso di questo personaggio, che improvvisamente dopo l'intervista di Davide Lee a Forbes è uscito ancora da dove si è trovato per cercare di dare le sue spiegazioni, le sue verità. Che tristezza, ancora basta. Abbiamo già mille problemi, abbiamo già una classifica che stenta a lievitare, abbiamo già partite importanti, abbiamo già un mercato che deve essere sempre, tenuto molto in equilibrio per i problemi che riguardano il financial fair play, e dobbiamo leggere ancora qualche frase del gruppo cinese. Abbiate pietà! Abbiate pietà, abbiamo già mille problemi, già soffriamo perché vorremmo vedere il nostro Milan ritornare ai grandi livelli e dobbiamo tornare. No, i soldi sono miei, è una bugia, i soldi sono suoi, non mi interessa, ormai è il passato. Yongon Lee ha difeso ovviamente la sua immagine, va bene, però speriamo che sia l'ultima dichiarazione di una proprietà che se n'è andata, che ovviamente dopo un'estate in cui ci ha fatto illudere di essere ritornati grandi, quella serata col Craiova è una delle serate più da Milan degli ultimi anni, perché ci siamo sentiti di nuovo vivi. Non dobbiamo dimenticare, dobbiamo ringraziare anche solo per quella cosa il gruppo cinese, ma adesso basta. Adesso basta, pensiamo alla partita, spero che non arrivino ancora queste tristezze. Tristezza, una tristezza, leggere ancora di chi sono siano i soldi, pagato io, pagato te. È un fake news, non è un fake news. Adesso mi concentro sulla partita di Cagliari, abbiamo un nuovo acquisto ieri, Kjær, arriverà prossimamente il nuovo portiere al posto di Reina, se Reina se ne andrà, poi vediamo se andrà via Piontek o che sì, o vediamo che cosa. C'è da dire che il gruppo Elliott in questo momento sta cercando di sgravarsi anche a costo di perdere denaro. Sottolineiamo, a me il gruppo Elliott non paga, ma vuole anche a costo di perdere denaro sgravarsi di tutti questi ingaggi. L'ingaggio di Caldara era di 6 milioni lordi. Sono tutti ingaggi di questo genere che il Milan non può più sopportare non per titolare. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti.